cane al guinzaglio deve tirare. Vai Cesare. Cosa vuol dire che il nostro cane al guinzaglio deve tirare? Significa che nel momento in cui io do al mio cane il libero o il vai, può assolutamente tirare per andare ad annusare, per andare ad esplorare. E collare a scorrimento, fermo amore, da collare a scorrimento posso farlo diventare un collare fisso attraverso questo tipo di manovra. In questo modo gli do la possibilità di tirare in maniera più serena, non vado a rompergli le balle. Considerate che la maggior parte della passeggiata dovrebbe essere così, una passeggiata nella quale il cane si esprime e fa quello che ritiene opportuno. Se dovesse esserci un problema, allora andrò a richiamare il mio cane e a posizionarlo alla mia sinistra. Se là ci sono dei bambini, se là ci sono degli altri cani, passerò con il mio cane di fianco. Cammino in questo modo, il mio cane sta davanti, tira, ma questo non mi svilisce né dal punto di vista umano né dal punto di vista professionale. Vedete qua, se lui vuole, vai amore, vai, se il mio cane vuole andare lì mi tira e va bene, chi se ne frega. Nel momento in cui vado a richiedere il piede, bravo amore, bravissimo, il mio cane si posiziona qua, riparto, andiamo, camminata diventa questa, stop, seduto. Molto bene. E quindi ho questo tipo di situazione. Cesi, vieni. Bravo. Sono qua. Vai, amore, vai. Vai. Gli do il vai e la cane cammina così. Ok? Durante le passeggiate, anzi, durante la maggior parte del tempo di una passeggiata, il cane dovrà esplorare e in determinate situazioni è giusto anche che tiri. Ma in ambito addestrativo e a scuola insegniamo che è importantissimo, nel momento in cui noi glielo andiamo a richiedere, di venire al piede. Bravissimo! E qui si cammina così, si cammina di fianco. Grazie a tutti, ciao!